Buongiorno cari amici di Orizzonte Scuola TV, siamo in diretta oggi martedì 22 novembre, uno spazio informativo al termine della riunione che si è tenuta al Ministero dell'Istruzione e del Merito fra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali, un ulteriore passo verso la pubblicazione dei due bandi, infanzia primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado per quanto riguarda il concorso straordinario Ter. Un ulteriore passo, dicevo, perché è stata presentata la piattaforma con cui sarà poi presentata e inoltrata dagli aspiranti la domanda di partecipazione. Se non sbaglio, appunto, è 10 euro la tassa di segreteria. Cercheremo di fare il punto della situazione e di capire quello che è emerso dalla riunione con Roberta Vannini, rappresentante della UIL Scuola Rua e segretario generale della UIL Scuola Campania. Con lei, quindi, vedremo la domanda, cercheremo di capire i primi passi di questa nuova istanza, ma poi quando sarà pubblicato il bando avremo il webinar che tutti conoscete, la compilazione della domanda in diretta passo dopo passo proprio con Roberta Vannini. Do allora il benvenuto a Roberta. Buon pomeriggio Roberta, grazie per essere con noi. Ben trovato e ben trovati a tutti. Chiariamo che abbiamo veramente una cosa cotta e mangiata e abbiamo cercato di raccogliere quante più informazioni per comunque divulgarle a tutti quelli che stanno aspettando con ansia questa pubblicazione di questo bando, la contestuale apertura della procedura per potersi iscrivere, poter partecipare a questo concorso, anzi a questi concorsi, perché naturalmente ricordiamo che sono concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche per l'infanzia e la primaria. Naturalmente ricordiamo che a questo concorso, bene dirlo, possono partecipare per l'infanzia e la primaria tutti quelli che sono laureati in scienze della formazione primaria oppure hanno un diploma magistrale ante 2001-2002, per esempio, alcuni dei requisiti di accesso. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, per le classi di concorso B, gli ITP partecipano ancora solamente con il diploma fino al 31 dicembre 2024. Per le altre classi di concorso, quindi quelle riferite alla tabella A, si può partecipare o perché in possesso di un'abilitazione, quindi di un'abilitazione per la classe di concorso, oppure se si è in possesso della laurea più 3 anni di servizio, di cui almeno negli ultimi 5 di cui almeno uno specifico per quella classe di concorso per la quale si partecipa e nella domanda, nella procedura vedremo che è determinante, c'è cioè uno sbarramento anche a livello tecnico se non si dovesse inserire questa annualità specifica, oppure la laurea e i 24 CFU, 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022. Quindi questi sono i requisiti di accesso. La piattaforma naturalmente non è ancora definitiva, è una piattaforma che ci è stata presentata così, in anteprima, ma che comunque anche in base a quelle che sono le nostre rilevazioni dovrà essere modificata, comunque ottimizzata e accomodata perché abbiamo fatto delle puntualizzazioni, comunque ci siamo resi conto insieme all'amministrazione che qualcosa andava modificato. Io ho fatto degli screen. Sì, ora li vediamo. Io prima appunto di passare a questa fase operativa, ecco, ricordo due passaggi. Innanzitutto siamo appunto, sono le 13 e 16, ovviamente per chi è in servizio e a scuola o comunque sta anche pranzando, la diretta sarà poi visionabile on demand dove volete, quando volete, quindi potete rivederla anche in un secondo momento. E poi abbiamo un appuntamento alle 2:30 con il Question Time Classic e cercheremo lì anche di rispondere alle vostre domande. Andiamo allora a questa piattaforma, Roberta, quindi puoi fare comparire lo
condividere lo schermo. Intanto ci chiedono del bando. Ecco, prima di iniziare, ecco, questa, te la faccio questa domanda. Molti chiedono la tempistica. Ecco, non abbiamo avuto, anche perché era un incontro veramente tecnico, squisitamente tecnico. Non ci hanno dato informativa circa i tempi, l'avremmo voluti tutti, ma purtroppo non ci sono stati dati. Ecco qua, confermami che tutto sia abbastanza visibile. Naturalmente, ripeto, è una veramente è finito poco fa, quindi non ho avuto neanche il tempo di sistemare bene le immagini. Andrea, mi confermi che si vede? Sì, puoi andare, vai. Ok, allora naturalmente si entrerà attraverso la piattaforma concorsi e procedure selettive, dove in questo caso io ho fatto lo screen perché abbiamo lavorato sulla prova concorsuale dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma va da sé che anche quella della scuola dell'infanzia primaria resta sostanzialmente la stessa, cioè la procedura tecnica per potersi iscrivere al concorso è sostanzialmente uguale. Come vedete c'è una finestra che fa riferimento appunto alla procedura concorsuale e c'è il compila domanda. Andiamo avanti. Naturalmente la prima cosa che esce fuori è l'informativa circa il concorso. Al termine di questa informativa il candidato dovrà dichiarare di aver preso visione di quello che è contenuto in questa informativa. Prima ancora non ho fatto screen per evitare di cliccare dati sensibili, anche se erano comunque dei dati di prova. Il candidato avrà la possibilità di andare a modificare i dati che lo riguardano, non so, circa eventualmente il nuovo indirizzo dell'abilitazione o circa una nuova mail, circa il nuovo cellulare. Quindi questo è possibile effettuarlo sempre attraverso questo sistema, attraverso l'inserzione dei dati personali. La prima immagine che viene fuori è questa, dove vedete che c'è un'immagine dell'Italia con le varie regioni e naturalmente il candidato potrà in due modi scegliere la regione nella quale intende partecipare. Quindi o clicca sulla regione della cartina, quindi se sceglie il Lazio cliccherà sull'immagine geografica del Lazio, oppure cliccherà su il nome sul banner che fa riferimento al Lazio o al Molise o al Piemonte. È inutile dire che siccome non tutte le classi di concorso non sono stati banditi posti su tutte le classi di concorso, se quella classe di concorso che interessa all'aspirante non è stata oggetto di bando in quella determinata regione, non troverà nella tendina, nella scelta delle classi di concorso, quella specifica classe di concorso. Quindi nel momento in cui si sceglie la regione, il sistema in automatico vi darà le uniche classi di concorso messe a bando in quella regione. Come vedete, ho fatto lo screen di una regione qualsiasi, abbiamo fatto lo screen sulla regione Abruzzo, ma soltanto a titolo esemplificativo, sono venute fuori le classi di concorso che sono bandite in quella regione. Naturalmente nelle altre regioni potrebbero esserci più o meno classi di concorso messe a bando. E, naturalmente il candidato dovrà selezionare la classe di concorso. A questo è bene ricordare che sarà possibile partecipare per un'unica classe di concorso di posto comune per la scuola secondaria di primo grado e per un'unica classe di concorso di posto comune per la scuola secondaria di secondo grado e contemporaneamente si potrà partecipare anche per i posti di sostegno per la scuola di primo grado e per i posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado. Allo stesso modo anche questo per quanto riguarda l'infanzia e le primarie, è possibile partecipare sia per il posto comune che per il posto di sostegno, naturalmente inutile dire avendone il titolo naturalmente di sostegno, quindi avendo un TFA, una specializzazione su sostegno.
Abbiamo fatto, come vedete, qui abbiamo fatto la prova di partecipazione per matematica e il sistema chiede: vuoi partecipare per questa classe di concorso perché possiedi già l'abilitazione per questa classe di concorso e quindi naturalmente il sistema di default vi darà tutte le possibili procedure attraverso le quali ci si è abilitati, oppure vuoi partecipare perché hai la laurea più 3 anni di servizio, di cui almeno uno specifico per quella classe di concorso, e a quel punto sarà obbligatorio inserire le 3 annualità di cui una specifica, oppure vuoi partecipare avendo la laurea e i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022. Va da sé che quando si dichiara, è stata proprio una mia richiesta, chiarire al candidato che quando si dichiara di avere una laurea per poter accedere a una determinata classe di concorso, occorre avere ben chiaro, e quindi abbiamo chiesto che ci sia una dichiarazione in tal senso, che la propria laurea sia completa, ovvero abbia tutti i crediti formativi che ci consentono di poter richiedere l'iscrizione a quel bando di concorso. Per quel tipo di classe di concorso. Faccio sempre il riferimento alla laurea in giurisprudenza, che comunque di per sé non ti dà accesso alla 046, molto spesso occorre integrare i crediti formativi che si posseggono con altri esami da inserire a parte, insomma, per completare il proprio curriculum. Naturalmente si inserisce il titolo di studio, quindi che può essere una laurea magistrale o una laurea vecchio ordinamento o una laurea specialistica e il sistema chiede, oltre che la valutazione, che sarà sicuramente in centesimi, comunque riportata in centesimi, la data del conseguimento e il luogo del conseguimento. Va da sé che per quanto riguarda gli ITP non parliamo di lauree, ma parliamo di diplomi e quindi in quel caso, mentre per le università troverete le varie università, diciamo le più diciamo no, famose, comunque le più note, per quanto riguarda i diplomi, va da sé che bisognerà inserire l'istituzione scolastica con il nome dell'istituto scolastico in cui si è acquisito quel diploma. Ecco qua, nella tendina, come vedete, c'è laurea nuovo ordinamento magistrale, laurea nuovo ordinamento specialistica, laurea vecchio ordinamento. È normale che vedo soltanto la laurea perché io ho inserito in prima battuta che voglio partecipare per la classe di concorso di matematica. Se avessi inserito che voglio partecipare per la classe di concorso degli ITP, avrei trovato qui un altro tipo di titolo di accesso e di studio, naturalmente. Andiamo avanti. Eccolo qua, il titolo di studio, bene, quindi qui sono, ecco qui, come vedete, nel momento in cui io vado avanti nel sistema, mi si apre un'altra finestra, nella quale, vedete, anche qui abbiamo un po' discusso su questa questione obbligatorio, penso che cambieranno, perché il candidato può partecipare sia per una classe di concorso di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado di posto comune, ma se ne ha il titolo di sostegno può partecipare anche per il posto di sostegno. Come vedete, sono campi obbligatori. Perché? Perché o partecipo per un posto comune, o partecipo per un posto di sostegno, o partecipo per entrambi. E quindi questi campi sono asteriscati perché se faccio questa domanda vuol dire che voglio partecipare a una di queste procedure o a tutte e due di queste procedure.
Se il candidato dovesse dichiarare che si iscrive al concorso in quanto in possesso della laurea più i 3 anni di servizio, perché vi ricordo che c'è una quota di riserva per queste, anche una quota di riserva, o comunque si dà la possibilità, di accesso con la laurea e i 3 anni, di, servizio, nello Stato, oltre alla laurea, i 24 CFU, oltre l'abilitazione, il sistema qui renderà obbligatorio anche l'inserimento del titolo di servizio. Quindi, se io ho dichiarato che richiedo di iscrivermi a questo concorso in quanto in possesso di laurea e di 3 anni di servizio nello Stato, questo campo, titolo di servizio, si trasformerà in un campo obbligatorio per cui dovrò per forza inserire i titoli di servizio. Dopodiché potrò inserire gli altri titoli valutabili. Le titoli di preferenza, i titoli di riserva, le dichiarazioni che non sono obbligatorie ma sono facoltative, e le altre dichiarazioni che invece sono obbligatorie, che riguardano le solite dichiarazioni, diciamo che vanno fatte ogni volta che si partecipa ad una procedura, la cittadinanza, l'iscrizione per quanto riguarda le lezioni, il servizio di leva nel caso in cui si sia svolto, che non è un campo obbligatorio. Questa volta, lo vedremo anche dopo, tra le dichiarazioni c'è l'obbligatorietà di dichiarare di aver effettuato il bonifico di 10 euro per potersi iscrivere. Addirittura occorre allegarlo. Quindi, nel momento in cui pagate questo bollettino, se lo fate online, secondo me è meglio, perché il sistema vi dà la possibilità di scaricare il PDF del pagamento e quindi di allegarlo, perché ci sono dei range da rispettare per quanto riguarda il peso del file da allegare, o comunque il file può essere inserito in modalità zippata. E poi c'è questa parte degli allegati, che non si è capito bene che cosa si possa inserire, dicono gli allegati per quanto riguarda le certificazioni non autocertificabili. Comunque, resta per me un campo inutile, l'hanno inserito, l'hanno lasciato. Comunque, vedremo poi nella versione finale quello che andremo poi effettivamente ad avere nella piattaforma. Come vedete, come vi dicevo prima, qui vi mostro la tendina che mette a disposizione le varie università nelle varie province italiane dove si è sostenuta la prova di laurea, insomma. Quindi il riconoscimento. Qui, come vedete, c'è un campo aperto per quanto riguarda i titoli congiunti. Quando parliamo di titoli congiunti, parliamo di particolari titoli, per esempio, mi vengono in mente dei diplomi professionali senza le quali non si può accedere a determinate classi di concorso. Noi abbiamo richiesto proprio come scuola di inserire la dichiarazione di avere tutti i titoli, tutti i CFU che permettono di poter accedere a quella classe di concorso, perché sappiamo, per certo, visto che ci sono stati tanti ricorsi, che molte persone poi hanno magari vinto pure il concorso, le commissioni non si sono resi conto che non avevano tutti quanti i crediti formativi o che li hanno acquisiti dopo la chiusura del bando e ci sono stati problemi. Quindi è bene che si chiarisca subito che occorre possedere tutti i CFU. Queste sono sempre le università. E nel quanto riguarda il titolo estero, sarà possibile inserire anche il titolo conseguito all'estero e sarà possibile dichiarare di avere già il titolo riconosciuto. Comunque, come vedete qui, l'aspirante potrà dichiarare di aver inoltrato richiesta di riconoscimento. Quindi le discriminazioni, diciamo, le differenze sono due: A, ho già ottenuto il riconoscimento del mio titolo all'estero; B, ho fatto richiesta di riconoscimento, ma non l'ho ancora ottenuto. E vado avanti. Ecco, nel momento in cui io compilo in maniera corretta
tutte le parti per quanto riguarda questo primo campo, naturalmente la riga diventa verde, quindi questo campo obbligatorio è stato correttamente compilato. E questo invece, come vi era il, abbiamo chiesto di verificare che cosa accadeva per quanto riguarda gli ITP, come vedete nella tabella B non si parla più di laurea ma si parla di diploma, e in questo caso io dovrò scrivere l'istituto dove ho, ho conseguito il diploma, perché naturalmente sarebbe stato impossibile inserire tutti gli istituti che rilasciano diploma. E quindi andiamo avanti, e per il posto di sostegno, come vedete, naturalmente ci sarà la tendina che chiederà, questo era il caso della, come ripeto, della scuola secondaria di primo e secondo grado, ma sarà uguale per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Qui abbiamo ADMM e ADSS, avremmo trovato invece per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ADA e ADEE. Quindi qui verrà chiesto che titolo di specializzazione posseggo, con quale tipo di procedura ho conseguito questo titolo di specializzazione, con quale votazione, quando l'ho conseguita e il luogo dove l'ho conseguita. Comunque per quanto riguarda i titoli di servizio, c'è all'inizio della tendina c'è tutta una spiegazione di quelli che sono i titoli, quelli che danno la possibilità di accedere alle riserve, quelli che sono utilizzabili come titoli di accesso, quindi 3 anni nello Stato, se io dichiaro di partecipare con la laurea ai 3 anni ai 3 anni nello Stato, questi 3 anni diventano condizione sine qua non affinché io possa accedere al concorso. Vedete nella tendina, in questo caso, titolo valido ai fini dell'accesso, altro titolo di servizio, quindi io potrò fare una differenza fra quelli che sono gli anni, quindi i 3 anni di cui uno specifico per la classe di concorso per cui partecipo ed è titolo di accesso, ma mi verrà considerato anche come punteggio, quindi avrà un peso ponderale anche per quanto riguarda il punteggio, e non occorre assolutamente ripeterlo, anche perché il sistema non darà la possibilità di ripetere 2 volte il servizio prestato nello stesso anno scolastico. Vado avanti velocemente perché non ho neanche rivisto gli screen che ho fatto, ho cercato di fare quanti più screen possibile. Vedete, questo è il titolo valido ai fini dell'accesso, naturalmente vedete che la tendina riporta soltanto istituzioni scolastiche statali, perché ai fini dell'accesso valgono soltanto quelli, quindi dichiarerò di aver prestato questo servizio, di averlo fatto sì o no in scuole italiane all'estero, se è prestato come servizio di ruolo, data del servizio, data di inizio, data di fine, oppure servizio prestato interrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. E vabbè, naturalmente il sistema vi dà la possibilità di utilizzare un calendario già precostituito, e qui invece andiamo nell'altra, tornando indietro, ci sono gli altri titoli valutabili, quindi ulteriore abilitazione per la specifica classe di concorso. Naturalmente se io ho utilizzato l'abilitazione per iscrivermi al concorso, non la posso considerare, non me la posso far vedere come ulteriore abilitazione specifica per le altre classi di concorso. E poi ci sono tutti gli altri titoli che saranno comunque presenti nella tabella dei titoli valutabili. E i titoli, vado avanti, altri titoli di studio, quindi titoli di servizio, quindi io posso, in questo caso non parlo più di titoli di servizio che sono validi per l'accesso, ma altri titoli di servizio, e quindi qui la tendina si amplia perché fa riferimento anche a altri servizi prestati nelle scuole paritarie o per progetti riferiti al DL 104 del 2013 o al DL 134 del 2009 al CFP. Quindi questi sono, ma Locandina già lo riporta in automatico. Ribadisco, stiamo parlando di altri titoli di servizio, quindi non quelli che ci permettono l'accesso con la laurea e 3 anni di servizio, che fanno riferimento solo agli anni di servizio
nello statale. Il sistema darà la possibilità di inserire questi altri titoli semplicemente inserendo aggiungi. Quindi questa è la prova nel caso in cui io volessi sia in possesso di un master universitario primo e secondo livello, cliccherò sul punto B4 13.2 e inserirò questo master universitario di primo livello, primo e secondo livello corrispondente a 60 CFU con esame finale e via di conseguenza. Questi invece sono i titoli di preferenza. Titoli di preferenza, nei quali naturalmente dovrò inserire, per esempio, mi viene in mente qui i figli a carico, dovrò inserire quanti figli a carico ho naturalmente. Anche nei altri titoli valutabili c'è questa voce note nella quale il candidato potrà esprimersi per eventuali note che intende inserire. Anche qui non so cosa possa inserire il candidato. Ecco, qui hanno aperto come titolo di preferenza, quella riferito all'insignito del valor civile, qualora c'è stato in servizio. Come vedete, qui non si chiede di inserire un documento allegato, ma si chiede soltanto di fare riferimento all'ente, alla data e al numero dell'atto che fa riferimento al titolo di preferenza. E così come viene inserito anche l'aver svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73. Sono titoli, ci sono anche dei titoli che vediamo per la prima volta, come per esempio il servizio civile, ma naturalmente chi legge il bando sa che può utilizzare anche questi come titoli di preferenza. Eccolo qua, vedete, anche come titolo di riserva, vedete, operatori, abbiamo il titolo di riserva. Per quanto riguarda gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, per queste persone il bando determina una quota, sto leggendo proprio il bando, determina una quota pari al 15% dei posti, sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito e quindi hanno diritto a un titolo di riserva pari al 15%. Andiamo, ecco qua, vedete, questo fa sempre riferimento cioè al titolo di riserva S. Gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, anche qui richiedono di essere iscritti negli elenchi del collocamento e chiedono gli estremi di iscrizione all'ufficio di collocamento e la data di procedura con cui è stata presentata la precedenza della certificazione richiesta. Questa è una cosa nuova comunque. Andiamo avanti. Quindi queste sono le altre dichiarazioni, quindi le dichiarazioni di rito, quelle che servono, senza le quali non è possibile andare avanti. Infatti sono dei campi obbligatori: cittadinanza, diritti civili e politici, servizio di leva no, naturalmente, liste elettorali, idoneità fisica, condanne penali, procedimenti penali, destituzioni, licenziamenti dalla pubblica amministrazione, disabilità. Ecco, questo è un campo nuovo che molto probabilmente, anzi quasi sicuramente non si chiamerà disabilità, ma magari si chiamerà necessità di bisogni di particolari di tempi, bisognerà trovare, l'amministrazione si impegnerà a trovare una dicitura che faccia capire che questo campo dovrà essere compilato da tutti quelli coloro che hanno una disabilità oppure sono DSA e quindi per questo motivo hanno bisogno di particolari strumenti compensativi oppure possono svolgere una prova orale invece di una prova scritta. Naturalmente tutto questo si avvale di una determinata certificazione, per cui i candidati nel momento in cui compileranno questa dicitura, poi vediamo se dovrei averla anche stampata. Questo è il versamento, questa è la dicitura per quanto riguarda il versamento, dove vi dicevo che occorre scegliere il file, inserire il file del versamento o in PDF o in zip con un massimo di 5 megabyte. Da qui la necessità e il consiglio che vi do di non fare fotografie del pagamento, quindi di non stampare fotografate, ma di fotografare, ma di cercare di scaricare il PDF che viene fuori dal versamento. Voglio vedere se ho salvato. Eccola qua. Non si chiamerà così,
disabilità, quindi cambierà la modalità. In effetti, qui il candidato dichiara di aver bisogno di dei tempi aggiuntivi, sì o no, come vedete c'è la possibilità sì o no, e naturalmente farà riferimento a una certificazione medica, ma qui poi occorre che ci sia un'interlocuzione tra il candidato e l'ufficio scolastico regionale di riferimento nel quale il candidato sosterrà poi la prova. Ecco. Quindi questi sono gli allegati. Ecco, nel momento in cui ho completato tutte le parti, quindi tutte le parti obbligatorie, anche quelle facoltative, sono diventate verdi, che naturalmente va da sé che se io partecipo solo con la laurea e i 24 CFU e non ho mai fatto neanche un giorno di supplenza, naturalmente non andrò a completare i titoli di servizio, così come non andrò a completare altri titoli valutabili se non ho degli altri titoli valutabili, quindi ogni situazione è a sé. In quel momento, quando avrò completato tutti i campi obbligatori, potrò inoltrare, quindi uscirà fuori questa finestra dove mi dice di inoltrare, non è necessario il famoso codice personale che tutti quanti si dimenticavano, ma quindi basterà soltanto inoltrare. Qui, come vedete, è una finestra che riguarda coloro che dichiarano di iscriversi al concorso in quanto abilitati. Naturalmente il sistema prevede già dei sistemi di abilitazione, dei percorsi di abilitazione che comunque devono essere un po' rimaneggiati, perché ci siamo resi conto che magari c'erano delle diciture non proprio corrette, quindi non fate riferimento a questo screen, ma sicuramente ci saranno dei cambiamenti. Qui, siccome avevamo fatto l'esempio con la 026, vi ricordate, con la matematica, troviamo come percorso abilitante il concorso STEM, i due concorsi STEM. Naturalmente, se partecipo per la lingua italiana, per la 012, naturalmente non troverò il percorso abilitante di concorso STEM come titolo di accesso, ok? Quindi non lo troverò assolutamente. Quindi anche la procedura straordinaria è inserita, quella che fa riferimento al DD 510 del 2020, e quindi anche qui in questo caso naturalmente il sistema vi chiederà che votazione avete conseguito. La votazione da inserire è quella che avete conseguito nella graduatoria, così come anche la data del conseguimento. La data del conseguimento è riferita alla pubblicazione della graduatoria. Ora so benissimo che sono state pubblicate tante graduatorie, tante rettifiche delle graduatorie, diciamo che quello che conta è il punteggio, la data di pubblicazione delle graduatorie non è, cioè, dovete inserire, ma comunque io inserirei il consiglio di inserire l'ultima pubblicazione della graduatoria, ma non è che sia determinante o comunque penalizzante inserire una data che non sia poi l'ultima data di inserimento. Ecco qua, questa è l'ulteriore abilitazione naturalmente per la classe di concorso di riferimento. Questo è quello che io ho scrisciottato, insomma, e naturalmente vi ripeto, è una cosa che ho fatto così a stretto giro, così per darvi un'infarinatura, ma sicuramente potrebbe essere, anzi sicuramente sarà soggetta a dei cambiamenti. Io e Andrea vi volevamo dare soltanto così, un'immagine immediata di quello di cui si è discusso oggi. No, beh, certo, chiaro, Roberta, stiamo parlando appunto di una piattaforma che deve ancora essere ottimizzata, ma che credo per un buon 80% sarà quella che poi vedranno i nostri utenti. C'è da dire appunto, ci sarebbero alcune domande, magari riusciamo velocemente, ma proprio flash, con qualche risposta, perché molti ci hanno chiesto, ad esempio, il bando ancora non è uscito, qualche indicazione sulla data di uscita, si parla della fine di novembre, ma ancora questo non Andrea, lo guarda, abbiamo detto troppe volte, imminente, imminente, infatti, imminente. Sicuramente si ovvero farà dopo Natale, cioè nel senso che sicuramente le prove si faranno dopo Natale, di questo possiamo essere certi, perché sapete che i candidati dal momento in cui esce il bando hanno 30 giorni per poter presentare domanda. Roberta, Quindi
Perfetto, no, ecco, ti faccio sempre questa domanda. Chi sta effettuando il TFA sostegno quest'anno e sa di ottenere il titolo entro giugno, può iscriversi con riserva o non è possibile? Noi come Will School abbiamo chiesto di iscrizione con riserva per coloro che stanno partecipando all'ottavo ciclo di TFA sostegno, ma questo non è una questione tecnica, è una questione proprio amministrativa di cui si è discusso nello scorso incontro e noi come Will School abbiamo rivendicato la possibilità da parte di questi docenti di potersi iscrivere con riserva. Noi ne abbiamo parlato oggi perché, ribadisco, era un incontro squisitamente tecnico sulla piattaforma. L'ultima domanda la fa Rosalinda. Bisogna fare una domanda per il posto comune con la relativa classe di concorso e una per il sostegno? Se hai il titolo di sostegno, puoi partecipare sia per l'uno che per l'altro, naturalmente, sì. Oppure puoi partecipare anche soltanto per il sostegno, o puoi partecipare soltanto per il posto comune. Va da sé che se hai anche il TFA sostegno, io ti consiglio di partecipare ad entrambi. Bene, perfetto. Noi, ecco, ti chiedono solamente, ecco, l'ultimissima la fa Laura. Potete ripetere la questione dell'ufficio di collocamento riferito al servizio civile? Allora, guardate, la bozza Piattaforma. del Ah. concorso prevede, fa riferimento al decreto legge 22 aprile 2023-44, ve lo leggo perché ce l'ho davanti, perché è una cosa nuova comunque, convertita con modificazioni, che non so neanche quante persone poi rientreranno in questa fattispecie, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2023-74, con particolare riferimento all'articolo 1,9 bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche, quindi non riguardano esclusivamente la scuola, di cui all'articolo 1,2 del decreto legislativo 165, una quota pari al 15% dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. Su questo tema vedremo quello che poi loro chiederanno effettivamente nel momento in cui ci sarà l'inserimento nella piattaforma. Volevo andare a riprendere, vediamo un attimo se trovo nell'immediato questa dicitura, aspettate. Che vi ripeto, è una cosa nuova, quindi tra l'altro io ho chiesto anche come mai non abbiano messo nella tabella queste quote di riserva e lui mi ha detto che Volonté mi ha detto che è una cosa nuova. Allora, operatore, eccolo qua, aspetta, adesso riprendo rifaccio di nuovo la presentazione, ok? Sì. Allora, schermo intero, ok, condividi, ok. Eccolo qua, questa è l'iscrizione dei centri di collegamento, operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale. Da quello che vedo, compilare questa sezione solo nel caso in cui vengano indicati le riserve dei titoli B, C, D, M, P e NP. Quindi soltanto in questi casi si può inserire questo tipo di riserva. Dichiaro di essere iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui la legge 68, quindi c'è devono essere anche iscritti agli elenchi del collocamento obbligatorio di cui la legge 68 del 99 e con gli estremi di iscrizione all'ufficio del collocamento e dichiaro la dichiarazione di non essere iscritto agli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alle legge poiché è occupato nella data di scadenza del bando e la data di procedura concorsuale in cui è stata presentata in precedenza questa certificazione richiesta. Quindi in effetti ci sono dei paletti per quanto riguarda questo titolo di riserva, che fanno riferimento in cui vengono indicate le riserve nei titoli B, C, D, M, P, I, P. Insomma, ecco, questo è quello che mi viene da dire. Naturalmente quando faremo poi il webinar, Esatto. approfondiremo anche questo tema e potremo essere più chiari e più precisi. Roberta, è davvero l'ultima, poi non abuso più della tua disponibilità. E per chi parteciperà al corso abilitante, potrà iscriversi con riserva ad aprile in prima fascia? Per chi parteciperà al corso abilità? Allora, questo è un altro argomento. Allora, sappiamo che adesso questo concorso riguarda esclusivamente, come ribadito, per infanzia e primaria quelli che hanno la laurea e il diploma, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, quindi
quelli che magari non posseggono già un'abilitazione, come penso che sia il caso di Giorgia, possono partecipare per la scuola secondaria di primo e secondo grado in questo, per questo concorso, che è il primo concorso del PNRR, solo quelli che hanno già un'abilitazione, quindi non è il caso di Giorgia, oppure hanno la laurea più 3 anni nello Stato, oppure hanno la laurea 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Successivamente ci sarà un altro concorso, sempre del PNRR, da fare entro il 31 dicembre 2024, al quale potranno prendere parte, oltre alle categorie di cui prima, tutti quelli che nel frattempo si saranno iscritti ai percorsi abilitanti, ai famosi 30 CFU, che permettono di abilitarsi per una classe di concorso. Queste persone potranno partecipare non a questo concorso, anche perché ancora non è stato bandito da parte di nessuna università il percorso, ma soltanto al prossimo. Poi, per quanto riguarda l'iscrizione nelle GPS, stiamo ancora aspettando che l'amministrazione accolga quella che è la nostra richiesta di aprire le GPS in primavera, in modo abbiamo fatto già tanti webinar su questo. Bisogna vedere se l'ordinanza ministeriale 112/2022, che era stata emanata in tempo di Covid, può avere una deroga, e quindi si può rimandare il regolamento che invece prevede la triennalità. Quindi, per quanto riguarda l'inserimento in GPS, stiamo aspettando, siamo in stand by. Bene. Noi abbiamo concluso. Grazie Roberta. Diciamo che è il primo tempo della presentazione della domanda, diciamo così, poi avremo il secondo, che sarà probabilmente molto più interessante, perché avremo la piattaforma, entreremo su istanze online, faremo appunto la domanda come ormai è consuetudine, una bella consuetudine ormai da qualche anno, che facciamo la domanda in diretta il giorno di inizio delle varie procedure. Abbiamo fatto con le GPS, con la mobilità, e ora lo facciamo anche con il concorso. Grazie mille Roberta, grazie a te e grazie a tutti, un abbraccio. Ci rivediamo presto, ritorniamo a schermo intero. Noi abbiamo dunque trasmesso questo spazio informativo, che si è appena conclusa la riunione al Ministero dell'Istruzione e del Merito per quanto riguarda la presentazione della piattaforma per l'inoltro della domanda per la partecipazione al concorso straordinario TER per infanzia e primaria e per la scuola secondaria. Vi ricordo che la diretta è possibile rivederla registrata, quindi niente paura per chi è arrivato a diretta iniziata, perché l'orario è stato, come dire, un po' maledetto, perché abbiamo deciso di andare subito dopo la riunione, ma c'è la possibilità di rivederla registrata, quindi potete andare avanti e indietro, potete stoppare, potete fare tutto quello che volete, una bozza, vi potete già fare qualche idea. Poi aspettiamo tutti la pubblicazione del bando e poi l'inizio della procedura. Non è finita qui oggi, perché alle 14:30, quindi fra meno di 40 minuti, avremo la puntata canonica di Question Time, quindi risponderemo alle vostre domande. Con noi ci sarà Vito Carlo Castellana della Gilda degli Insegnanti, saremo insieme 40-45 minuti, cercheremo di rispondere a quante più domande possibili e poi chiuderemo questo capitolo, almeno per oggi, per quanto riguarda il concorso straordinario. Poi giovedì un altro appuntamento, questa volta ci occupiamo di concorso, ma anche di percorsi abilitanti, perché l'altra questione è in ballo, con Sonia Cannas. Poi con lei, già ve lo anticipo questo, avremo la piattaforma, la presentazione della domanda on demand. Quindi ci saranno due appuntamenti sulla presentazione della domanda. Quello in diretta con il question time, quindi con la possibilità di interagire direttamente con la sindacalista che in questione sarà Roberta Vanini, e poi quello che avete apprezzato tantissimo nei vari appuntamenti, quello passo passo con Sonia Cannas. Io vi do quindi l'appuntamento a fra poco, meno di 40 minuti, con le risposte alle vostre domande. Grazie e a dopo.